Bentornati sulle frequenze di Radio Dosti, la web radio che fa dialogare culture e fedi differenti. Questa è la rubrica Canti di guarigione, a cura e con la conduzione di Michele Lobaccaro. Ogni comunità di fede, in questi giorni di sforzo collettivo contro il coronavirus, propone delle musiche che contengono, nelle loro note, vibrazioni che curano e che consolano. E proprio mentre tutti restiamo giustamente a casa per evitare la diffusione del contagio, Radio Dosti prova a far giungere nelle vostre case le frequenze benefiche dei canti di guarigione che ogni cultura e ogni tradizione ha sviluppato nei secoli. Oggi tocca ai cattolici aprire questo prezioso scrigno per offrirci due canti. Il primo è il Magnificat, composto dal maestro Marco Frisina e interpretato dalla splendida voce di Mina. Lo presenta per noi Don Fabio Corazzina. Due donne. Maria, giovane adolescente in attesa di Gesù prima del matrimonio, ed Elisabetta, anziana moglie, ora in attesa di Giovanni Battista, si spostano dal centro del potere religioso e sociale che le avrebbe giudicate e pregiudicate per portarsi in periferia, e lì cantano, danzano con tutta la gioia del loro cuore, delle loro membra, della loro vita. Cantano e danzano una guarigione personale e femminile verso una dimensione nuova di protagonismo e di dignità generatrice di vita, verso una comunità capace di aprire gli occhi sui piccoli, gli invisibili, gli esclusi. Cantano e danzano una guarigione sociale e comunitaria, in cui la misericordia sia consuetudine, in cui siano dispersi i superbi nei loro progetti, in cui i potenti siano rovesciati dai troni, in cui gli umili siano innalzati, gli affamati saziati di beni e i ricchi rimandati a mani vuote. Cantano e danzano il Dio che mantiene le promesse di liberazione e di vita, il Dio con noi. Il cantico del Magnificat si trova nel Vangelo di Luca, all'inizio del Vangelo di Luca, nei Vangeli dell'infanzia.
nostro appuntamento oggi si impreziosisce con un ospite speciale, Yuri Kamisaska, cantautore, eremita, pittore di icone, che ha composto canzoni per Franco Battiato, Alice, Giuni Russo e Milva. Per Radio Dosti ci presenta un canto gregoriano, O Redemptor. Questa è la sua introduzione. E con questo ascolto ci salutiamo per risentirci alla prossima puntata di Canti di Guarigione e per portare nelle nostre case Good Vibrations. Il canto di guarigione che vi offro appartiene alla tradizione gregoriana ed è il canto che viene eseguito durante la messa del Crisma, quando in processione vengono portati gli oli santi al Vescovo per la benedizione. Ad un certo punto il testo dice: «Degnati di consacrare, o eterno Re dei Cieli, il frutto dell'ulivo, segno vivo di vittoria contro le forze del male». Il titolo di questo inno è O Redemptor, l'ho inciso alcuni anni fa. Auguro a tutti quanti un buon ascolto e a tutti quanti invio un grande abbraccio. O Redemptor, summe carmen, tem et concilium, arbor feta alma luce, hoc sacrandum proturit, fert hoc prona presens turba, salvatoris securi. O Redemptor, summe carmen, tem et concilium, consecrare tu dignare rex perennis patriae, o colibum signum vivum, iura contra sexus omnis unzione chrismati ut sanetur sauciata dignitatis gloria. Redemptor, summe carmen, tem et concilium. Notamente sacro fonte, affugantur crimina, puncta fronte sacro sancta influi.